One Podcast. Lunedì 6 novembre, Sibilla Barbieri, 58 anni, malata oncologica terminale, è morta in Svizzera, dove ha potuto avere accesso appunto al cosiddetto suicidio assistito. Bisogna subito dire però che non era questa la sua prima scelta. La richiesta infatti di assistenza, la stessa assistenza che ha chiesto in Svizzera, era stata inoltrata all'ASL di Roma. Quest'ultima però aveva negato a Barbieri la possibilità di procedere con il trattamento per un motivo molto semplice. In Italia non esiste ancora una legge chiara sul suicidio assistito. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? Pier Giorgio Welby, Eluana Englaro, DJ Fabo, oggi Sibilla Barbieri. Sono solo alcuni dei nomi di cittadini italiani che hanno lottato per una loro scelta, quella di porre fine ai propri dolori, di dire no a trattamenti sanitari che di fatto avrebbero solo allungato la loro sofferenza. Ecco, queste persone sono diventate tutte quante, come dire, un simbolo, no? E i loro casi sono diventati poi politici. Quello attorno al suicidio assistito, e cioè alla possibilità di poter scegliere un intervento medico che procuri la morte, nei casi in cui chiaramente la vita sia permanentemente compromessa, è un dibattito che in Italia torna ciclicamente, almeno ogni volta che questo paese si ricorda di non aver preso una decisione attorno al tema. Come spesso ci accade, fingiamo di non vedere, scegliamo di non scegliere. Un tabù, quello della morte, che nel tentativo di sconfiggerla ci costringe alla crudeltà, no? Quella che procuriamo a chi una vita come prima non ce l'ha più e che vorrebbe solo andare via. Una scelta di civiltà che però non riusciamo a prendere e che solo i tribunali, a partire dalla Corte Costituzionale, hanno in parte preso. La Corte, appunto, con la sentenza 242 del 2019, ha parzialmente legalizzato il suicidio assistito. La sentenza ammette che non è sempre punibile chi aiuta una persona a suicidarsi se la persona in questione è pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, ma affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che considera intollerabili, e se tale persona è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. A Sibilla Barbieri il suicidio assistito non è stato concesso in Italia perché non soddisfaceva il quarto punto, e cioè non era tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Come dire, non soffriva abbastanza secondo la burocrazia italiana. Tutto questo è successo perché il Parlamento non si è mai espresso chiaramente e ancora oggi non abbiamo una legge sul suicidio assistito. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Valentina Petrini, giornalista e autrice del podcast, prodotto da One Podcast, Disobbedisco, l'ultimo viaggio per la libertà. Questa è la risposta che mi ha mandato. In Italia non abbiamo una legge sull'eutanasia perché il Parlamento non si è mai mostrato indipendente, maturo, pronto e sensibile rispetto a questo tema. Dal caso di Eluana Englaro ad oggi, quello che è accaduto invece è che i corpi dei malati che hanno lottato e si sono battuti per fare progressi su questo argomento, in realtà hanno ottenuto passi avanti nei tribunali, ma non nell'aula della Camera e del Senato. Nell'episodio 2 di Disobbedisco, l'ultimo viaggio per la libertà, il podcast che ho scritto su e con Sibilla Barbieri, ricostruisco esattamente che cosa è stato ottenuto grazie alle battaglie di Beppino Englaro per sua figlia, di Welby per se stesso, di DJ Fabo, e grazie alla disobbedienza civile di medici come Mario Riccio nel caso di Welby, che staccò la spina e lo sedò per non farlo morire agonizzante, Marco Cappato nel caso di DJ Fabo, che lo aiutò ad arrivare in Svizzera, dove legalmente poi ha potuto accedere all'aiuto per la morte volontaria. Tutte sentenze che hanno fatto quello che il Parlamento non è stato mai in grado di fare, cioè hanno riconosciuto che nella nostra Costituzione esiste tra i principi costituzionali la tutela della libertà individuale e il diritto del malato a respingere l'accanimento terapeutico.
terapeutico. Le riforme però che oggi consentono ai pazienti di aver fatto dei passi avanti rispetto al passato sono riforme appunto che sono state varate dalle sentenze. Sibilla Barbieri oggi pone di nuovo al centro del dibattito nazionale però l'urgenza ancora una volta di eliminare discriminazioni. Sibilla Barbieri è una paziente oncologica, una donna che a luglio scorso ha ricevuto dopo 10 anni la diagnosi definitiva, non c'erano per lei più cure possibili, e Sibilla Barbieri pone un tema al Parlamento. In Italia la Corte Costituzionale nel 2019 ha stabilito che l'accesso alla morte volontaria e l'aiuto del malato per accedere alla morte volontaria è in determinate circostanze legale, le sentenze della Corte Costituzionale si applicano, punto, ma nonostante questo le regioni stanno procedendo in maniera discrezionale anche in assenza di una legge sul fine vita che aiuti le commissioni mediche delle singole ASL ad orientarsi nei casi che sempre più numerosi si stanno presentando. Sarà la volta buona? Sibilla Barbieri sarà riuscita con la trasformazione della sua morte in un atto politico a costringere il Parlamento finalmente a fare la sua parte? Chissà, al momento il governo tace e nessuno ha risposto all'interno del governo all'appello lanciato da Sibilla Barbieri. Grazie a Valentina Petrini e devo dire complimenti per questo podcast importante. Sono molti in Europa e nel mondo che hanno scelto di darsi appunto una legge chiara sul suicidio assistito. In Italia appunto non è così, ed è anche per questo che Marco Cappato, che ha assistito Sibilla Barbieri fino all'ultimo, si è ancora una volta autodenunciato alla Procura di Roma. Non è stata questa, come sappiamo, la prima volta. Il reato ipotizzato è istigazione o aiuto al suicidio. Ci chiediamo: quante volte dovrà ancora accadere? Quando è che la politica si accorgerà che l'opinione pubblica è pronta per questa scelta? Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi e come sempre vi do appuntamento a domani. Ciao! Ma perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.